scendi questo criterio, se lo sono dimenticato, per cui no, non solo sono, non so, quando vado crescentemente, vabbè, io dico ironicamente che l'hanno dimenticato, come si fa? A noi infatti abbiamo replicato, e poi torno alla questione, abbiamo replicato il meglio quei soldi destinati alla riduzione dell'IRA, ma se proprio alla riduzione dell'IRA, perché così con la riduzione, con la riduzione oppure agli esodati, ai cassi integrati, perché non hanno niente. Gli 80 euro sono stati dati a chi aveva un salario, un stipendio, le partite IVA non hanno avuto niente. Pensionati non hanno avuto niente e poi ci sono perché noi l'abbiamo dato, ma per questo dico, dovete vedere che queste cose loro le fanno per vincere le elezioni, per andare lì e sistemare ancora i loro parenti, i loro amici. Allora sarò esplicito, poi ritorniamo, sarò esplicito, prendetevi i nomi delle liste che supportano Oliverio. Prendetevi i nomi delle liste che supportano D'Ascola, prendetevi i nomi delle liste che supportano Vandaferro. Fate una ricerca storica con internet, lo si può fare velocemente, e troverete che magari 3 anni fa quello si era presentato con un'altra versione. Cioè, sono tutti ordinati. Allora, questo significa che non c'è più, come magari c'era 30-40 anni fa, uno scontro fra un mondo e un altro mondo. Ormai il mondo si è unificato, vanno tutti a fare le vacanze insieme, vanno tutti nello stesso ristorante e così via. Per cui fuori devono far credere che ci sia uno scontro, ma in realtà sono pappa e ciccia, come si dice a Roma. E poi alla fine fottono sempre quelli che stanno sotto, cioè gli ultimi degli ultimi. Io torno a ripetere, in un'idea di comunità a cui io stesso sono stato educato, bisogna provvedere soprattutto a chi è più debole. E secondo me bisogna provvedere in questo modo. Io molti do il pesce, ma poi immediatamente, dopo che hai mangiato, ti do la canna da pesca e ti insegno a pescare. Perché se io continuo a darti il pesce, magari anche una volta a settimana, tu poi sviluppi dipendenza nei miei confronti e quindi perdi la tua libertà e diventi un servo. Se Gentile e Nicolamo e tutti gli altri prenderanno voti, li prenderanno da quelli che sono stati abituati al pesce. Io non voglio fare nomi per tanti motivi, però rimango sempre più colpito dalla creatività di alcuni di noi. Ecco, ieri ero in Sicilia, mi hanno mandato a Campobello di Mazzara, comune sciolto per infiltrazione mafiosa, comune open. Secondo la magistratura sarebbe da qualche parte nascosto Matteo Messina Denaro, che ricercato numero 1 attualmente. E là ho trovato un ragazzo laureato in lingue, che con la sua laurea in lingue non aveva trovato assolutamente niente, di quante cifre, e ha costituito, dopo aver studiato conservazione dei beni culturali, ha costituito una cooperativa con altri ragazzi che come lui hanno fatto certi studi, una cooperativa che si interessa di vendere percorsi guidati a livello tecnologico. Loro hanno fatto in pratica una sinergia fra Agrigento, la Valle dei Templi, Selinunte, Segesta e le cave di Cusa che ricadono all'interno del comune di Campobello di Mazzara. E questo ragazzo, senza chiedere niente a nessuno, ci sono finanziamenti dello Stato, si è messo con la sua cooperativa sul mercato ed è riuscito, insistendo, ad ottenere flussi turistici. Chi sono? Sono tedeschi, sono russi e così via. Perché ha potuto fare questo? Perché lui, per esempio, aveva un bagaglio linguistico che gli altri non avevano. Si è messa sugli altri, la civiltà magno-greca, Tempio Dorico, il capitello Corinzio, benissimo, però lui ha conquistato clientela perché ha saputo offrire un servizio che nessun altro nel suo mondo poteva garantire. Ora, per fare un esempio, scopro che fra Scalea e Diamante, nel corso degli ultimi 2 anni,
infatti sono arrivati tanti russi che hanno comprato case, lo dicono gli abitanti di Stella di Amandea. Ora, se nelle nostre scuole, per esempio, si facesse studiare il russo, si facesse studiare il tedesco, si facesse studiare l'olandese, noi potremmo vendere il primo prodotto che dobbiamo valorizzare, cioè il nostro ambiente, perché vi posso assicurare, se tu qua porti un pensionato tedesco di 65 anni, qua magari non proprio in montagna, ma magari sulla costa, quello ci sta a vita, perché si fa nel bagno anche a marzo o a ottobre, e porta soldi. E portando soldi noi possiamo cercare di far permanere quelle città che nel tempo quasi sono insediate e che adesso hanno straordinarie difficoltà. Sono stato a Verbicaro pochi giorni fa, bisognerebbe ragionare di agricoltura in maniera ben diversa da come si faceva e come si fa fino adesso. Io sono insegnante in un liceo. Che cosa verificavo? Al liceo c'erano tutti quelli che alla scuola media inferiore venivano promossi con ottimo distinto e così via. All'agrario, all'alberghiero, tutti quelli che prendono sufficiente, il minimo. È un modo di pensare assolutamente sbagliato. In Calabria ultimamente si sta migliorando la qualità dei vini prodotti, perché i produttori calabresi, per esempio Ferrocinto, quindi l'azienda Mola, qualcuno conosce, e per esempio Lento, alla Mezza, hanno fatto venire enologi da altre regioni. Gli enologi ti insegnano a lavorare sui vitigni, te li incrociano, ti migliorano la qualità dei vini prodotti. La stessa cosa dovremmo farla con l'olio.
Carlo, buonasera. Buonasera, il ministro Carmela Lanzetta. Io ogni tanto incontro la porta, le chiedo, la so lei. Ora, qual è il punto? Scusate se mi viene sempre da dire questo. Che si presentano. Andranno a fare un lavoro per cui Ciccio, sei tu che lo devi aiutare. Guarda, hanno fatto questa nomina. Ma poi c'è un'altra questione che dobbiamo considerare. Questi qua hanno già annunciato, se entrano e quando entrano, prenderanno 2.500 euro netti e stop. Io sono stato in e il resto lo conferiscono a un fondo per le emergenze abitative. Allora, te lo dico subito, sono stata in una trasmissione televisiva con Tiro Sabato e Filippo Ventri, c'era con me Talarico, quello prima di TV che adesso si incandida con, mi pare, il PD e così via. Allora, Filippo Ventri mi ha fatto la domanda, se avrò quanto guadagnare, e gli ho detto io, e qua c'è lui che mi fa il bonifico, 3.295 euro, fatto salvo tutto quello, perché bisogna essere precisi, tutto quello che spende. Il consigliere regionale prende 7.100 rotti euro. Se voi prendete, perché queste cose le pubblicano i giornali, si trovano in rete, i consiglieri regionali della Calabria, ed è la stessa missione di Stilità, l'ex sindaco di Pizzo, che poi ha mollato tutto perché faceva schifo a se stesso, quel sistema, Stilità è in grado di guadagnare circa 8.000 rotti euro al mese. Il consiglio regionale 12 sentito 14 volte in un anno, una volta e poco più al mese, più ci sono le commissioni, ma nelle commissioni non è detto che si deve andare, che si vale. Ora, qual è la nostra prospettiva? Riducendo i costi della politica, tu puoi venire in mezzo alle persone e far capire che stai tentando di lavorare al fine di risolvere il problema, che tu rinunci a qualcosa che era tuo e lo metti a disposizione dell'azienda sanitaria, dell'ARSA. Se voi, se non ricordo male, voi avete avuto gli stipendi certe volte a spizzi e bocconi, con 3 mesi di ritardo, 4 mesi e così via. Poi c'è per esempio l'ente fiera. Ma non sono tanti, sono le persone ferme, perché sono professionalità, ci sono laureate, sono ferme. E l'agricoltura, hanno tanto spazio, non c'è niente. Sì, ma vi posso, faccio un esempio di come ragionano i partiti. I partiti controllano la RAI. Siamo d'accordo? Se ne va Floris, bisogna sostituire Floris nella conduzione di Ballarò. Si offre addirittura Bianca Berlinguer, quindi la responsabile del C3 è una risorsa interna, andando a presentare Ballarò sarebbe costata all'azienda zero. Che cosa hanno fatto? Giannini, perché il partito più forte attualmente è il Partito della Repubblica. Giannini ci costa 900.000 euro l'anno. Sapete che cosa si ipotizza per l'abbonamento di TV? Finora l'abbonamento di TV era pagato da chi acquistava il televisore e poi dichiarava di interesse. Adesso la loro intenzione è farlo pagare a tutti, perché già che la RAI è azienda di Stato, quindi si offre un prodotto culturale, così sostengono, tutti quanti gli italiani, sia che abbiano la televisione, sia che non l'abbiano, sia che vedano la RAI, sia che non la vedano, dovranno concorrere alle spese. E noi ci teniamo in carico gente che, vedi Leonardo Medalli, un giornalista, insomma, di cui ho seguito le vicende, è pagato per non fare niente. Così come ce ne sono tanti altri, che magari sono pagati per non fare niente. E allora, il movimento, per quanti limiti abbia, per quanto sia strumento, Stefano Corrado, oppure chi volete voi, rappresenta una forza popolare che va là, manda a calcio e sedere via i partiti e li sostituisce con persone della società. Potrebbe essere lui, è ovvio che noi
dobbiamo anche puntare ad avere competenze, perché poi andare a fare il direttore di una struttura complessa non è che sia facilissimo. Questo è uno dei motivi per cui io chiedo soprattutto ai ragazzi di studiare e di impegnarsi tanto, perché a noi servono tante competenze. Le competenze si acquisiscono attraverso l'impegno dello studio. Per cui io spero tanto che veramente dei giovani validi e capaci possano arrivare al movimento del 7 novembre. Altre domande? Allora, ho letto velocemente i titoli, a me ricorda molto la propaganda elettorale, guarda caso si arriva in prossimità delle elezioni. Allora, hanno fatto, seguito un pochino la storia del bando PISL, mi pare che questo sia per gli impianti di risalita di Dorica. Tutto doveva finire al 31 settembre. Settembre, poi hanno prorogato al 21 novembre. Vi ricordate gli 80 euro? Gli 80 euro sono stati corrisposti a maggio in concomitanza con le elezioni europee. Sono tutte, anche perché mettiamoci in testa una cosa: soldi, se non si ha il coraggio di prendere il toro per le corna e buttarlo giù, soldi non c'è nessuno. Il governo Renzi sta facendo credere che la pressione fiscale effettuata dal governo centrale diminuisca. Difatti, i soldi che vengono dati al fisco romano è possibile che stiano diminuendo e diminuiscano. Aumentano quelli che dai al fisco regionale, al fisco comunale e soprattutto aumentano le cessazioni di servizi pubblici che un tempo erano risposte ai cittadini. Per cui, se tu mi fai pagare le stesse tasse, ma mi dai meno servizi, comunque peggio. E purtroppo la qualità del servizio pubblico sta volta per volta retrocedendo. Per cui, prima si faceva l'esempio degli ospedali di Praia Mare e Trebisace che sono stati fatti chiudere pur avendo dei bilanci in attivo, e noi abbiamo nuovamente emigrazione sanitaria che ci costa circa anno ed è in aumento, ma soprattutto noi avremo nei prossimi anni un'impennata di malattie tumorali. Io non so se la cosa vi possa interessare, però c'è un medico, lui si chiama Giuseppe Militerno, è un medico napoletano, è amico di due senatrici, Paola Mugnes e Vilma Moronese, lavora spesso qui in Calabria, si è messo a disposizione gratuitamente per fare degli studi sulle SDO. Le SDO sono le schede di dimissioni ospedaliere che dall'inizio degli anni 90 per legge devono essere compilate quando qualcuno viene dimesso. In base a questo studio che lui ha circoscritto alla Valle dell'Esa, quindi la zona di San Marco Argentano, Luciano Gravina e così via, ha registrato, causa formidabile inquinamento ambientale, un'impennata dei tumori pediatrici, per cui noi che abbiamo una certa età comunque ce la caveremo senza tanti problemi. I ragazzini, perché cambiando l'ambiente, cambiando i fattori alimentari, cambiando la qualità che noi beviamo, noi stiamo alterando l'ecosistema. La reazione è data dall'impazzimento delle cellule e quindi parte il tumore. Perché il tumore, come sappiamo, è semplicemente l'impazzimento. E purtroppo ci sono queste situazioni che sono ai livelli della medicina massima. Tu prima ricordavi i problemi di depurazione, noi qui abbiamo problemi di inquinamento marittimo, ma come sta emergendo dalla documentazione tempo segretata, molto spesso hanno presentato i tossici. Comunque